Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale, le migliori novità dal mondo dell'arrampicata le potete trovare solamente qui, iscrivetevi quindi qui sotto al nostro canale per rimanere sintonizzati con tutto ciò che accade nel mondo dell'arrampicata in italiano. Circa due settimane fa sono stato a Margalef con Stefano, l'ho filmato mentre provava Perfecto Mundo, che è questa via di 9B+, durante i riposi abbiamo girato un po' di interviste e ho voluto chiedere a Stefano dei consigli per chi volesse approcciarsi nel provare delle vie al limite. Stefano così ha tirato fuori insomma tre consigli per iniziare a provare delle vie che sono più difficili di quelle che riusciamo a salire a vista. Adesso lascio la parola a Stefano che vi spiegherà il suo modo di affrontare queste salite. Nell'arrampicata in falesia esistono sostanzialmente due tipi di scalata. La prima è la scalata a vista, ovvero si cerca di chiudere una via al primo tentativo, oppure può essere modalità flash se il tentativo già si conosce la via, sempre al primo tentativo. Il secondo metodo è la via lavorata, ovvero si può provare più volte un itinerario e si cerca poi di chiuderlo dal basso fino in catena senza mai cadere. Negli ultimi anni io mi sono concentrato soprattutto nelle vie lavorate, ovvero ho cercato di raggiungere gradi sempre più alti e sempre più al mio limite, perché è uno stile che penso mi si addica di più, il mio corpo si adatta bene ai nuovi itinerari e provandolo e riprovandolo mi trovo sempre meglio, quindi per me arrivare al vero limite riesco bene in una via lavorata. Per questo dopo anni di esperienza potrei provare a dare qualche consiglio su come migliorare nelle vie lavorate e su come arrivare al limite sia fisico che mentale. Allora, il primo consiglio ovviamente è quello di partire progressivamente, ovvero se finora si è scalato magari fino al grado di 7A, di non improvvisarsi ovviamente su un 8A o un 8B che potrebbero essere forse qualcosa di troppo difficile o magari non si è ancora pronti per qualcosa di così distante da quello che si è fatto. Quindi ovviamente si parte magari da un grado e si può magari una volta chiusa una via provare il grado successivo o qualcosa di leggermente più difficile. Il secondo consiglio è di non aspettarsi subito di riuscire a muoversi bene sulla via. Molto spesso quando ho iniziato a provare una via non riuscivo a muovermi neanche dal primo singolo, non riuscivo a fare nessun movimento e già dal secondo giro la via cambia completamente. In realtà non è la via che cambia, la via è sempre quella, ma è il nostro corpo che si adatta ai movimenti. Il nostro corpo si ricorda molto bene, a volte meglio che la nostra mente, dei movimenti che si è fatto e quindi risultano più facili la seconda volta, la terza volta e man mano che si va avanti. Quindi non lasciarsi abbattere da magari un primo impatto molto disastroso, mi è capitato molto spesso, ma continuare a provare ovviamente con cognizione di causa. Se dopo molti giorni che si prova questa via non si fanno ancora i singoli, forse si è esagerato un po', però di solito dopo qualche tentativo si riesce a capire se quella via è possibile o no. Il terzo consiglio può sembrare scontato, ma non sempre lo è, e magari cercare di iniziare provando delle sezioni, quindi una volta che si sono messi alcuni singoli insieme, provare delle sezioni più lunghe, quindi non necessariamente partendo da terra e cercando di arrivare in cima, quindi magari partendo da una sezione che può essere quella più dura, che ne so, dal terzo rinvio al quinto rinvio, darsi degli obiettivi, magari da metà fino in catena, e poi man mano che si riescono a completare queste sezioni o che si migliora, provare a ampliare queste sezioni, unire più sezioni, e poi quando ci si sente pronti, che si pensa che si possa unire tutto quanto, finalmente si può provare a fare qualche tentativo dal basso, ovvero provare a chiudere la via. Ovviamente questa è la mia esperienza personale, poi ognuno farà le proprie esperienze,
prendete questi consigli e provateli e fatemi sapere cosa ne pensate, se vi sono utili o se avete anche qualche consiglio voi che nella vostra esperienza avete trovato utile, potete commentare. Adesso mi sento molto Henry Chris veronese di Spazio Verticale. Potete commentare qui sotto, ricordatevi di mettere like alla pagina e basta, se avete qualche commento fatelo qui sotto e cercherò di rispondervi anche personalmente. Grazie quindi a Stefano che ha messo a servizio la sua conoscenza a noi poveri umani, provatele appunto come dice anche lui, provate questi consigli che vi ha dato in falesia mentre provate i vostri tiri al limite, come diceva appunto commentate qui sotto se avete altro da aggiungere, insomma io spero che sia stata una puntata interessante, noi ci vediamo con un'altra puntata venerdì, ciao a tutti ragazzi!